Bernardovino. Un saluto a Paolo, Main Trend Analysis. Ben trovato e grazie come sempre. Ciao Giacomo, un caro saluto ai telespettatori delle fonti. Allora, dicevamo, Wall Street, ieri l'inversione è stata forte per i motivi che abbiamo anche raccontato nel corso della diretta sia ieri pomeriggio sia questa mattina, chiusura meno 1,3 per il composite, il future del Nasdaq 100 adesso è a più 0,35%, ma insomma qualcosa di importante è accaduto anche a livello tecnico. Paolo. Sì, c'è stata la rottura di livelli importanti sia sull'indice Standard & Poor's che ha violato il minimo di dicembre, sia soprattutto sul Nasdaq che ha rotto la quota dei 15.000 punti che non rompeva da qualche mese e si è pericolosamente avvicinato ai minimi di ottobre. Il minimo di ottobre sul Nasdaq 100 rappresenta l'ultimo baluardo, perché la sua violazione darebbe un segnale negativo sul grafico trimestrale. Condivido un po'. Condividi pure, certo. Condivido, ecco qui. Questo qui è il grafico di sempre del Nasdaq 100 che è stato incorporato nell'85. Sì. A differenza del Nasdaq Composite che è stato incorporato nel 1971, il Nasdaq 100 iniziò le quotazioni nel 1985. Questo è il grafico, ogni barra è un trimestre. Come vediamo, anche durante le fasi del 2018 e la fase del Covid ci sono stati ribassi, ma comunque su barra trimestrale c'è stato sempre un aggiornamento del massimo. Quindi ogni movimento, questo è il movimento della barra del Covid di marzo, aprile, maggio, questo è un trimestre marzo, aprile, maggio del 2020, vediamo che sul grafico trimestrale il movimento, che è stato comunque un movimento importante, correttivo, non è stato minimamente sentito, perché si è continuato ad aggiornare i massimi al rialzo e abbiamo avuto questa situazione di massimi continui fino al trimestre scorso. Il Nasdaq, a differenza degli altri indici, gli altri due indici americani, il Dow Jones e lo Standard & Poor's, ha fatto il top a novembre. Questo è il nuovo trimestre, naturalmente è soltanto la barra di gennaio, i primi 20 giorni di gennaio, e siamo, ingrandisco un po', sì. Innanzitutto siamo a una scadenza, questo è un quadrato di 60 trimestri, e anche come prezzo siamo arrivati, il quadrato prevedeva un prezzo sui 16.300 punti, al di sopra dei 16.300 punti, l'ha sforato di poco nei due grafici, le due barre trimestrali, però siamo arrivati adesso alla soglia di questi valori qui. Se dovesse bucare in questo trimestre gennaio-marzo, bucare il minimo e senza più rinnovare il massimo, avremmo un primo segnale ribassista sul grafico trimestrale che non vediamo da tempo. E sul grafico trimestrale questi segnali danno sempre l'inizio di fasi correttive importanti. È stato così nel 2000, è stato così nel 2007. Poi abbiamo avuto tutti, diciamo, i trimestri a rialzo per il Nasdaq. Potremmo essere al un top ciclico importante, poi lo vediamo, anche perché a mio avviso lo siamo su Apple, e potremmo essere ad un livello di svolta. Soprattutto la seduta di ieri ha dato sul grafico giornaliero la rottura, questo grafico settimanale, la rottura di angoli settimanali che avevano retto tutto il rialzo. Questi sono gli angoli di Gann che provengono dal 2019, dai minimi del 2019, perché nel 2020, dopo il Covid, con il ribasso del Covid, il Nasdaq è stato l'unico indice a non violare i minimi del 2018, questo è di Natale 2018, da lì partono gli angoli, hanno tenuto tutto il rialzo questi angoli, adesso c'è stata la rottura. Vediamo. Questo è un grafico settimanale, oggi è l'ultimo giorno della settimana, tra l'altro oggi è un giorno di scadenze tecniche molto importanti, ci sarà volatilità, vediamo volatilità anche sui mercati europei, sul DAX, naturalmente tutta conseguenza della discesa di ieri, sì, del mercato americano.
Quindi siamo in una fase, a mio avviso, cruciale dell'anno. Probabilmente il mese di gennaio sarà chiuso negativamente e solitamente gennaio caratterizza come qualità l'anno. Noi già da tempo, dagli interventi precedenti fatti con te e fatti con Alexandra, io prevedevo per il gennaio 2022, già da fine dicembre, ma da gennaio 2022, una fase di mercato ciclicamente ribassista, perché guardando i cicli di lungo periodo, conducendo l'analisi come la conduceva Gann, guardando i cicli sul 90 anni e sul 60 anni, poi sul 20 anni, 45 anni, ci sono tanti cicli che si chiudono. Questo 2022 purtroppo è un anno di chiusure cicliche importanti. Siamo a 90 anni dal minimo che fece nel 1932, a 60 anni da un minimo importante che fece nel 62. Il ciclo di 60 anni è uno dei cicli più importanti in assoluto da guardare sul mercato azionario. Anzi, faccio vedere già adesso un grafico dello Standard & Poor's. Allora, Sì. questo è lo Standard & Poor's settimanale. Se io spengo un attimo il grafico dei prezzi dello Standard & Poor's, questo sotto è il ciclo 60 anni, quello che Gann chiamava il Master Time Factor, come si è comportato 60 anni fa. Guardiamo da dicembre 2020, abbiamo avuto un andamento che, se lo sovrapponiamo a quello che è successo effettivamente dello Standard & Poor's, è di una precisione imbarazzante. E anche la fase ribassista prevista tra la fine di dicembre e gennaio è stata colpita. Ora, il minimo è tra questa settimana, questo è un grafico settimanale, tra questa settimana e la settimana prossima, quindi potrebbe essere fatto in questa settimana nella seduta di oggi oppure nella seduta di lunedì, poi ci sarà una fase rialzista. Ma se dovesse mantenere quest'angolo, questo grafico qui, la situazione poi per nel corso dell'anno, io non la mostro tutta, magari chi vuole mi contatta, gli faccio vedere quello che succede con questo ciclo, oppure la vediamo nei prossimi, nel proseguio dell'anno, nei prossimi interventi che farò sulle fonti, vedremo se continuo a mantenere questo ciclo. Ma facciamo molta attenzione, perché se dovesse essere questo il ciclo e per 2 anni, siamo partiti da novembre 2020, siamo a gennaio 2022, quindi un anno e 2 mesi ha seguito in maniera precisa l'andamento di questo ciclo. Se dovesse seguirlo anche nella seconda fase dell'anno, avremo un anno con caratteristiche, diciamo, molto di alta volatilità e negative. Quindi il top potrebbe essere effettivamente questo fatto il 3 gennaio. Il 3 gennaio, 3-4 gennaio. Il 3-4 gennaio è successo sul titolo Apple. Adesso lo vediamo. Questo è il grafico giornaliero del titolo Apple. Sì. Per Apple abbiamo la formazione classica di un doppio massimo sul grafico giornaliero. Però è stato fatto, questa è una di quelle cose che succedono, che mi fanno sempre più apprezzare le tecniche di Gann. Il doppio massimo è stato fatto, entrambi i due massimi sono stati fatti in date che sono date fondamentali per Apple. Perché sono date fondamentali? Ora mostro un attimo il mio sito, che tra l'altro è ancora in stand-by, perché ecco qui, questo è un articolo che ho scritto il 10 gennaio del 2022 sul mio sito su Apple, e questo è il sito, Main Trend Analysis, la nuova versione, che è ancora in fase di ristrutturazione, quindi non è ancora online. Ok. Facciamo vedere una cosa: il doppio massimo è stato fatto nella seduta del 13 dicembre e nella seduta del 3 gennaio, 3-4 gennaio. E nella seduta del 4 gennaio, anzi alla chiusura del 3 gennaio, Apple, per la prima volta nella sua storia, per la prima volta nella storia di tutti i titoli azionari, ha chiuso con una capitalizzazione di 3.000 miliardi, oltre 3.000 miliardi di dollari, Eh sì. ha un top assoluto. Ma la data del 3 gennaio è una data ricorrente per Apple, perché è la data della seconda incorporazione dell'azienda. L'azienda è nata nel 1° aprile del 1976 e fu rifondata il 3 gennaio 1977, esattamente 45 anni fa.
La data del 3 gennaio, tra l'altro, è la data che si vede anche nei certificati azionari. Questo è un certificato azionario vecchio di Apple, col vecchio logo, la mela con sì, vari colori. Ma questo è il faccio vedere. Questo qui è il diciamo il nome nuovo dato all'azienda, perché prima si chiamava Apple Computer Company. Poi dal 1977, precisamente 3 gennaio 1977, si è chiamata Apple Computer Incorporation ed è il nuovo, il nome anche attuale. Quindi l'azienda attuale è nata il 3 gennaio. Il 3 gennaio ha fatto il massimo assoluto in come chiusura in capitalizzazione. Poi il top assoluto è stato fatto il giorno dopo, ritestato di qualche tick, perché il massimo del 3 gennaio era 182,88, qui ha fatto 182,94 il 4 gennaio ed è iniziata la fase discendente. Il doppio massimo fatto in entrambe le date importanti, anche perché il 13 dicembre, che era lunedì, era una data a 41 anni esatti dall'altra data fondamentale di Apple. Queste sono le cose che a me fanno innamorare in assoluto. Questo è il prospetto della IPO di Apple. Sì. L'originale, prospetto del primo giorno, sì. 12 dicembre 1980, l'offerta di 4.600.000 azioni al prezzo di $22 ad azione. Questo prezzo va naturalmente diviso per i numerosi split azionari che ha avuto Apple, corrisponde oggi a circa $0.11, quindi Apple è partita da $0.11 ed è arrivata ai valori attuali a 180. Il massimo che ha fatto è 188 Apple, questo qui scusa 182,88, sì. Quindi si è apprezzato il titolo da 0,11 a 182 in tutta la sua storia. È stato il titolo in assoluto che ha pagato di più come performance nel lungo periodo. Però le date sono molto importanti, perché la data del massimo corrisponde alla data anniversario dell'IPO e la data dell'altro massimo alla data della fondazione di Apple sono date di chiusure cicliche, che Gana le chiamava le date anniversario. Quando si fanno massimi o minimi in queste date, nel 2019 il minimo fu fatto il 3 gennaio, quindi è una data ricorrente. Anche il mese di gennaio è ricorrente, il mese di nascita dell'azienda è ricorrente. Nel 2009, tu ti ricorderai, tutti i titoli fecero il minimo a marzo del 2009. Il mercato fece il minimo il 6 marzo 2009, lo standard and Poor's del Nasdaq. Apple ha anticipato il minimo, l'ha fatto a gennaio, sì. Perché il suo ciclo era fatto a gennaio. Io diciamo di tutto questo che sto dicendo, ho fatto anche un video, chi vuole lo può vedere sul mio canale, il video, questo è il mio canale su YouTube, qui l'analisi di Apple è un video di una mezz'ora, io consiglio di vederlo perché è molto istruttivo da questo punto di vista. Perché sto dicendo questo? Perché Apple ha fatto una figura di doppio massimo. Tra l'altro il secondo massimo, per un'altra tecnica di Gann, che è quella del main trend indicator, è un massimo fuori conteggio. Vedete che l'indicatore, che è questo verde rosso, sì, non contempla questo massimo, e questo massimo vuol dire che è in divergenza sul tempo ed è un segnale ribassista. Quindi lo short qui, che abbiamo preso con i miei clienti sul titolo Apple, io non prendo lo short sul titolo Apple, vado short sul mercato, perché Apple è l'indicatore del mercato. Apple è un titolo che va comprato sui minimi, questo è il non ci vado al ribasso sul titolo. Però lo short che abbiamo preso sul mercato dall'inizio di gennaio, tra l'altro io ho dato ai miei clienti l'ordine tassativo di disabilitare il long, perché quando vediamo questa configurazione su questo titolo, che è il titolo che capitalizza più di tutti sul mercato, e le scadenze cicliche che ci sono state, la scadenza di 45 anni è un ciclo importantissimo, perché è legato a un ciclo astrologico delle congiunzioni tra Saturno e Urano, e Gann ci dice che è molto importante, è talmente importante che ha inserito questo ciclo in un titolo del suo libro, 45 anni a Wall Street. E anche nel 2022, il libro è stato scritto nel 1949, nel 2022, quindi 70 anni dopo, il ciclo 45 anni lo vediamo funzionare a Wall Street, sì. E sta funzionando, e quello che abbiamo visto è, a mio avviso, soltanto l'aperitivo
quello che potrebbe essere il 2022, sia per Apple, sia per tutti gli altri titoli che hanno straperformato negli scorsi anni. Un segnale ieri, un primo segnale lo abbiamo avuto, e a mio avviso è quello che succederà su molti titoli, lo abbiamo avuto su Netflix. Sì. Con la trimestrale che ha dato ieri, il crollo che c'è stato, ha perso $100 dalla chiusura, oltre $100, dalla chiusura al minimo poi nell'after hours. E questo è un classico segnale di quello che potrebbe succedere. Io queste cose le ho viste, ho vissuto già il 2000, mi ricordo i profit warning che arrivavano, e ieri c'è stato un profit warning di un'azienda importante come Netflix. A mio avviso la parola profit warning sarà una delle parole più cioè delle frasi più pronunciate, sì, più pronunciate nel prossimo trimestre. Quindi aspettiamoci tanti profit warning, perché le aziende, soprattutto queste aziende che diciamo hanno avuto la loro fortuna in un periodo di tassi di interesse bassi, se cambia la situazione come è stato annunciato, io finché non vedo poi effettivamente i famosi 4 rialzi dei tassi di interesse, io finché non li vedo, ok, non ci credi, le parole dei banchieri centrali hanno un po' perso quell'affidabilità che avevano un tempo. Vale anche per la Lagarde, dato che ieri ha detto scenderà, intanto poi, però la questione dell'inflazione, se lo dobbiamo dire, diciamolo, la Banca Centrale Europea non ha mai colto il calcolo dell'inflazione. Sono 15 anni che aspettavano l'inflazione di sopra il 2%, è stata sempre sotto. Poi una volta che è arrivata sopra, adesso la vogliono di nuovo al 2%, ma li ha scavalcati al rialzo e stiamo al 5%. Le previsioni che fa la Banca Centrale Europea sull'inflazione sono storicamente sbagliate. Quindi, bene. Quindi quello che dirà la Lagarde, lascia il tempo che trova, anche oggi dirà, naturalmente secondo me replicherà quello che ha detto ieri, che sarà temporanea, poi magari per correggersi quando si accorgono che non è più temporanea, perché l'inflazione c'è un'inflazione originata da eccesso di moneta, questo va detto, sì. Però adesso l'inflazione anche per dei colli di bottiglia che si sono formati sulle materie prime, sono dei prezzi molto, molto alti, e poi c'è il costo dell'energia che a mio avviso sarà il vero problema del 2022, perché tante aziende si sono viste in questo mese di gennaio, ma si vedranno nei mesi prossimi, raddoppiare il costo dell'energia. Tanti piccoli commercianti. Sta già succedendo, certo. Chi ha il forno elettrico, sono costi che erano impensabili soltanto un anno fa, e adesso ci troveremo una situazione molto difficile da gestire. Si troverà il governo italiano. Poi vedremo anche chi sarà il presidente del Consiglio. Io mi auguro che Draghi resti al suo posto. Me lo auguro. Ok, anche tu ti auguri che rimanga a Palazzo Chigi? Secondo me è il posto migliore dove possa stare adesso Draghi. Speriamo che le vicende. Io mi sono fatto una mezza idea, un ticket, lo posso anche dire. Draghi resta presidente del Consiglio e Gianni Letta presidente della Repubblica. Ah, Gianni Letta, l'euro, diciamo così, educato, lo punti su Gianni Letta, che è sicuramente uno scenario. È un pater familias del centrodestra e uno zio del centrosinistra, quindi potrebbe essere. Certo, insomma, poi insomma figura sicuramente stimata anche dal centrosinistra. Senti, volevo chiederti anche un'altra cosa, guardando il mercato americano. Con te non ne abbiamo mai parlato, però magari un'idea te la sei fatto, perché io guardavo anche stamattina il Russell 2000, che ha raggiunto i minimi, non so se lo segui con attenzione o meno, ma ha raggiunto i minimi proprio non dell'anno 2022, cioè non solo, ma anche i minimi del 2021. Siamo tornati indietro ai valori del 7 gennaio 2021 e spesso si dice, io adesso sto guardando il future, che prova il rimbalzo a più 0,2%, e spesso si dice che il Russell 2000 dà una idea forse anche ancora più affidabile, insomma, dell'economia, in questo caso americana. Questo aggiornamento dei minimi
minimi, che ci fa tornare indietro appunto di un anno esatto. Come lo giudichi? È, insomma, è importante? È trascurabile almeno per il momento? No, non è trascurabile. C'è stata la rottura di una fase di congestione. Questo è il grafico giornaliero del Russell. Il Russell ha perso le dinamiche già a luglio del 2021. Infatti, molti titoli, anche del comparto tecnologico, del Nasdaq Composite, di tutto il paniere del tecnologico, molti titoli erano già in trend orso dall'estate, va detto questo. Il Russell ha fatto poi questa sparata qui, con il top fatto anche sul Russell a novembre, come sul Nasdaq, che è stato l'atto finale. Però la dinamica, vediamo, le dinamiche rialziste sono state perse a luglio, e tutta questa fase purtroppo, con l'inversione che c'è stata ieri, a meno di un repentino recupero entro il mese di gennaio di quest'area, tutta quest'area la possiamo definire come area distributiva. Okay. Ci porta a dei livelli che sono più bassi, molto più bassi, perché abbiamo visto che ha ritracciato in pratica tutto l'anno 2021, tutto, siamo proprio su livelli che ha fatto dicembre 2020, altrimenti il target di questa fase ribassista è questo, cioè l'area tra i 1.800 e i 1.720, che potrebbe anche raggiungere poi, se dovesse essere rispettato, quel ciclo ribassista che ci attendiamo per l'anno 2022. Quindi Russell è un anticipatore. Adesso la situazione non è positiva, potrebbero esserci dei rimbalzi da quest'area, perché anche questo livello, adesso lo mettiamo proprio graficamente, mettiamo il livello sul top del, è stato testato a millimetro nella seduta di ieri. Diciamo che il sell off di ieri, da un punto di vista di breve periodo, potrebbe individuare anche un minimo di swing tra ieri, oggi e massimo lunedì. Il mercato potrebbe fare un minimo dal quale rimbalzare, ma il segnale dato sui time frame lunghi è un segnale ribassista. Su questo dobbiamo essere chiari. Fino a quando non verrà superato il massimo di gennaio e soprattutto il basso di Apple 182,94, il mercato è da guardare con una lente, diciamo, orso, non con una lente d'oro. Quindi vanno venduti i rialzi. Lente orso. E prima di salutarci, Paolo, ti giro questa piccola richiesta che ci manda Fabrizio e che in qualche modo ci riporta sul Nasdaq, perché la sua informazione riguarda Canadian Solar, il ticker è Como Savona Imola Q di Quadro, e Fabrizio ci chiede se si può acquistare o se scenderà fino a quota 20 dollari. Non so se è un titolo che segui o che conosci. Allora, ho messo il grafico. Sì. Questo è un grafico, utilizzo un grafico 4 ore. 4 ore. 4 ore. Siamo su quasi in un'area supportiva sulla quale si può provare l'acquisto. Sì. Ottima segnalazione. Perché siamo su questi livelli qui, che sono i top del 2019 e 2020, quello che era un doppio massimo, un triplo massimo. Eh sì. Individuiamo adesso con le frecce, lo mettiamo questo qui. 1, 2 e 3, esatto. Quest'area qui, che è stata ritestata, adesso questo ritracciamento, che è un ritracciamento molto importante, mettiamo i livelli, io metto direttamente i livelli di Ganna. Peraltro anche stesso periodo, era febbraio 2020 e febbraio 2019. Cioè tra i 25 e 50, ha fatto il minimo, l'ha fatto ieri in chiusura in area 26,38, ma tra i 25 e 50 e i 26 io un long lo proverei anche su questo titolo. Magari lo stop si può mettere anche uno stop piccolo, 22, ecco, diciamo uno stop a 22, ci giochiamo 3 dollari di stop, i famosi 3 punti che utilizzava Gann, sì, per un target quantomeno in area 40. Quindi c'è
c'è come trade. Faccio i complimenti al telespettatore. Fabrizio, perfetto. Ah. Complimenti a Fabrizio e ovviamente grandi e forti ringraziamenti a Paolo Nardovino che ci ha accompagnato in questo approfondimento su Wall Street, su Apple, titolo di cui vi parlavo, che insomma e che ha anche ribadito Paolo, ha raggiunto i 3.300 miliardi di capitalizzazione, primo e unica compagnia ad averlo fatto. Voglio soltanto dire una cosa, prima della, questa è una cosa che ho detto anche nel video, sì? Quando fu fondata Apple, i fondatori erano tre: Jobs, Wozniak e un certo Wayne che aveva dato, pratica, aveva finanziato. Wayne aveva la quota del 10%, Wozniak e Jobs del 45% dell'azienda. Dopo pochi giorni, Wayne decise di vendere la sua quota del 10% di Apple per $800. $800 nel 1976, oggi sono 300 miliardi di dollari. Questo è stato il più grave errore del business che si potesse fare. Una quota di $800, cioè la quota del 10% di Apple venduta nel 1976 per $800. E con quest'ultima, diciamo così, insomma, notizia, perla anche da parte di Paolo, ci fermiamo. Dicevo, grazie a Paolo Nardovino, Main Trend Analysis, buon fine settimana Paolo e alla prossima. Potete contattarlo, insomma, anche sui social se volete ulteriori informazioni, per ulteriori informazioni. Alla prossima Paolo. Ciao Giacomo, un caro saluto a tutti i telespettatori di Le Fonti.